Radio. Andrea, buonasera, eccoci di nuovo qui tra noi. Buonasera a tutti, ciao. Come stai? Bene, bene, una giornata di lavoro un po' lunga, ma va bene. Bene, oggi partiamo subito da quella che è la cronaca, il fatto del giorno, la mancata diminuzione delle tasse di Renzi. Ma diciamo che non è soltanto la mancata diminuzione, Renzi non ha prodotto nel suo Consiglio dei Ministri nessun decreto legge, nessuna legge. Non ha fatto niente che fare uno show televisivo come è abituato a fare, ma effettivamente non ha portato niente nelle mani del Parlamento da poter analizzare. Ha detto che farà, che ridurrà, che modificherà, ma ancora effettivamente non ha fatto assolutamente niente. A parlare sono capaci tutti, veniamo da vent'anni di berlusconismo, era solo parole, non è che abbiamo cambiato molto la nostra prospettiva, quasi quasi di far rimpiangere di aver perduto il governo Letta. Ecco, e la volta scorsa quando ci siamo sentiti, praticamente tu sottolineavi la difficoltà del fare politica e soprattutto sottolineavi l'importanza di quelli che sono gli strumenti, le norme di attuazione, disegni legge, decreti legge, eccetera. E dicevi, un conto è un consiglio dei ministri che annuncia o decreta di fare una cosa, un conto poi è che questi soldi che stanzi o questi provvedimenti vengano adottati. Oggi Renzi non si è neanche limitato a far quello, cioè ha dovuto ammettere che la sua è stata una relazione, eccetera. Come ti spieghi questo? Difficoltà all'interno del governo, come ti spieghi questo fatto? E soprattutto che i ministri stiano accettando così, tra virgolette, in silenzio questa impostazione? No, io mi spiego la cosa molto semplicemente. Anzi, vi riporto le parole non di Andrea Cecconi, ma di un ex ministro della Repubblica, pensando di parlare con il suo amico Nicky Vendola, ha fatto delle dichiarazioni a Radio 24, alla Zanzara, dicendo che questo governo non ha niente, non ha un'idea, sono completamente allo sbaraglio, e quando i cittadini si renderanno conto che non c'è niente, si arrabbieranno definitivamente. Come la spiego semplicemente, una cosa che già sapevamo: questo governo Renzi è uno spot sulle gambe che cammina, non ha niente nelle mani. Però vi sta dando una mano in questo modo, no? Vi sta dando una mano, ma guarda, effettivamente Renzi è un bravissimo oratore, cioè è molto capace di parlare, non quanto Berlusconi, perché almeno Berlusconi aveva una morale e teneva una direzione, questo invece spazia da destra a sinistra dicendo tutto lo scibile umano, però ha dalla parte sua praticamente il 100% dell'informazione pubblica e privata che lo sanno come il nuovo reggente imperatore italiano, e tutto quello che dice, tutto quello che fa sembra che sia la soluzione, finalmente qualcuno che risolve i problemi di questo paese. E quando purtroppo i cittadini si renderanno conto che effettivamente non c'è nulla ed è soltanto uno spot, i problemi sociali, la rivolta sociale che si svilupperà sarà molto difficile, anche perché nel momento in cui tu insinui o come inneschi all'interno della società civile una grande speranza, e questa grande speranza alla fine fallisce miseramente, visto che siamo già in un periodo difficile in cui la politica non vive certo di un grande affetto da parte dei cittadini, poi dopo i problemi da risolvere sono importanti. E mentre fino ad oggi c'era il Movimento 5 Stelle, che comunque era un buon catalizzatore, è un buon catalizzatore, riuscito comunque a drenare quella rabbia che c'era nei cittadini, quelle sensazioni, quegli umori di rabbia nei confronti di una politica che ha completamente disfatto il paese italiano, mi
mitigando anche quelle che potevano essere le reazioni violente. Lui sta sviluppando, usa dei concetti, usa un metodo comunicativo che mette veramente in difficoltà lo stato, diciamo, l'assetto sociale, l'ordine sociale di questo paese. Ecco, ti interrogo perché ci stanno ascoltando anche gli amici del gruppo Caronte 5 Stelle, quindi colgo l'opportunità per dire che anche se qualcuno di questi amici volesse porre una domanda al parlamentare Cecconi, può anche attraverso Facebook scriverla sulla pagina di Caronte 5 Stelle, così noi in tempo reale la giriamo al parlamentare Cecconi. Tornando Nobis, tu prima parlavi di un ex parlamentare della Zanzara, ti riferivi mica a Fabrizio Barca? A Barca, sì, un ex ministro. Ecco, Barca però ha detto anche un'altra cosa, ha detto praticamente De Benedetti mi ha chiamato e mi ha fatto pressioni per candidarmi nel governo Renzi, eccetera, no? De Benedetti è, diciamo, un finanziere, sono quelli che lui insieme ad altri manovrano i grandi capitali. Insieme anche ad esempio Serra, che è uno dei finanziatori di Renzi, eccetera. Non ti è parso un pochetto strano? Secondo te è stato un lapsus oppure è stata una cosa voluta il fatto che oggi, tra i tanti proclami che Renzi ha promesso, ci sia anche quello di voler aumentare la tassazione delle rendite finanziarie dal 20 al 26%? Io ho trovato che in questo modo tu dai la possibilità a quei volponi che gestiscono grandi capitali di attrezzarsi per tempo. Tu come la vedi questa cosa? Guarda, se uno è un minimo nell'ambiente delle banche o della borsa, si rende conto che aumentare le rendite finanziarie dal 20 al 26% è una follia. Perché chiaramente un imprenditore, un operatore di borsa che muove soldi, diversi milioni di euro in questo paese, se tu glieli tassi al 26%, tassazione unica in tutta l'Unione Europea, questo è evidente che sposta il suo capitale dal paese Italia a qualsiasi altro paese e fa i suoi affari, soprattutto finanziari, non dall'Italia ma da un'altra parte, perché la tassazione è abnormemente superiore a quella che è la media europea. Allora noi del Movimento 5 Stelle avevamo chiesto più volte di aumentare la tassazione sulle rendite finanziarie dal 20 al 21 o al massimo 22%, ma non il 26, perché il 26 è una follia, significa che tu dichiari apertamente che i movimenti di denaro finanziario in questo paese tu non li vuoi più vedere e che i depositi di denaro in questo paese tu non li vuoi più vedere, li fai andare fuori da un'altra parte. Perché è completamente una follia. Allora questo indica che tutto quello che sta dicendo Renzi è esclusivamente uno spot, perché chiaramente nel cittadino normale, nel cittadino comune che ha altre specializzazioni, quindi non si interessa di borsa o non ha comunque un capitale di centinaia di migliaia di euro in banca, gliene frega niente se la tassazione è del 20 o del 30%, tanto a lui non l'incide. Chiaro che uno spot del genere dice, oh che bello, tassiamo i ricchi, così i soldi che ricaviamo da qui entrano nelle casse delle Stato per fare altro, ma quei soldi non entrano perché quei soldi da questo paese spariscono. È uno spot come tutte le altre cose che sta dicendo, perché non sta facendo assolutamente niente. L'unica cosa che è riuscito parzialmente a portarsi a casa è una legge elettorale che, detto francamente, sarà un po' scurrile, ma è una merda, cioè è una cosa veramente pessima. Il Torcellum era brutto, aveva tutti i suoi difetti, ma quello che ha portato a casa adesso non ha niente a che vedere col Torcellum, magari avessimo il Torcellum in questo momento, anzi è una legge elettorale che non ci permette neanche di tornare alle elezioni. Se oggi dovessimo andare alle elezioni domani, perché malauguratamente il PD si spacca in due, cosa che potrebbe anche essere possibile perché già la minacciano, e Renzi non ha più la fiducia, non si può andare a votare. In una condizione che con questa legge elettorale non siamo nelle condizioni di poter determinare un governo stabile a questo paese, ma molto peggio di quello che abbiamo adesso. Siamo in una condizione veramente, veramente pericolosa, e questo è il nostro cruccio, che lui può fare tutti gli spot che vuole, può andare in tutte le televisioni, e sta facendo tutto questo ovviamente perché siamo in
procinto delle elezioni, soprattutto europee, e cerca di raggranellare quanti più voti possibili per evitare che il Movimento 5 Stelle abbia il boom previsto del 25-30% dell'europeo. Ecco, tu hai parlato di elezioni europee, quali sono, puoi dirceli, i requisiti per le candidature alle europee per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle? Guarda, io devo essere molto, molto franco, ma non sono a conoscenza di questo particolare. Alcuni particolari li conosco, so che comunque i candidati in tutta Italia, in tutto il paese, diciamo, il paese sono poco più di 70, quindi poche persone. Le circoscrizioni sono gigantesche, c'è nord-est, nord-ovest, tutta la zona centro, la zona sud delle isole, sono 5 circoscrizioni in tutto, e ci sarà per ogni circoscrizione una media di circa nelle circoscrizioni più grosse, diciamo, una quindicina di candidati, in altre circoscrizioni un po' più piccole una decina di candidati. Sicuramente le caratteristiche principali saranno che prima di tutto bisogna conoscere la lingua straniera, perlomeno l'inglese. Ovviamente sei in un contesto dove tutti parlano almeno l'inglese, poi chi conosce più lingue ben venga, e tutte le altre caratteristiche saranno più o meno generali, come sono state fatte per le parlamentari, nel senso che bisogna almeno essere stati, almeno presumo, candidati in precedenti elezioni comunali o regionali o anche nazionali per il Movimento 5 Stelle, e non credo che ci siano altri limiti particolari, però la conoscenza della lingua è il minimo. Poi so anche che si stanno organizzando una serie di corsi, perlomeno lo faremo anche noi alla Camera, per noi, per avere una formazione un pochino più completa sull'organizzazione europea, e si faranno anche a tutti i candidati che concorreranno con l'Europea, perché l'organizzazione europea è molto diversa dall'organizzazione nazionale, io un po' l'ho studiata, ed è bene sapere come funziona, diciamo, il Parlamento, ma anche tutta la questione delle commissioni europee, perché è un meccanismo non difficile ma particolare, ed è bene arrivare lì preparati, anche perché ci rendiamo conto che in questi, diciamo, 20-30 anni d'Europa l'unico momento in cui si sente parlare di Europa è o durante le votazioni oppure quando l'Europa ci chiede qualcosa. Non sappiamo minimamente, come noi cittadini normali, non sappiamo minimamente com'è l'architettura e come funziona l'Europa. Questo è veramente un dramma, bisogna cambiarlo, bisogna che i cittadini sappiano chi è che decide, come decidono e quali sono le funzioni, diciamo, dell'organismo europeo, che regola tantissime cose nel nostro paese. Ecco, tu come modificheresti, secondo te, l'Europa, ma soprattutto gli organi che la governano? Guarda, io lascerei il Parlamento europeo esattamente così com'è, perché è un organo di rappresentanza votato dai cittadini, scelto dai cittadini, e quindi non c'è niente di più democratico di quando i cittadini possono scegliere. E poi vorrei ricordare che nelle elezioni europee i cittadini possono esprimere anche le preferenze, 3 preferenze, mentre noi non siamo neanche riusciti ad inserire questo piccolo particolare di democrazia. E quindi il Parlamento europeo effettivamente è l'unica rappresentanza del voto popolare in Europa. Tutto quello che io cambierei, e cambierei fortemente, è tutto quello che riguarda le commissioni. Ecofin, per esempio, è la più conosciuta, che è la commissione che raccoglie i ministri dei vari paesi che fanno parte della comunità europea, in cui c'è un presidente che non è nominato assolutamente. I ministri dell'economia, dici? Sì, i ministri dell'economia. Sì. No, forse non sta troppo chiaro, e ci sono tutte le altre commissioni europee in cui ci sono i ministri della salute, i ministri dell'agricoltura e via dicendo, e questi si riuniscono prevalentemente in seduta privata, non c'è una pubblicità dei lavori, prendono delle decisioni e sono, diciamo, palesemente, anche se diciamo sulla carta non è
non è esplicitato, palesemente guidati da organismi superiori come l'OCSE, di cui Padoan è il nostro ministro dell'economia italiano, un suo illustre esponente, ma anche dal presidente, dei presidenti delle varie commissioni europee, che sono presidenti nominati da nessuno, che rappresentano un potere superiore europeo, ma che non rappresentano assolutamente la volontà dei cittadini. Ecco, tutto questo sistema delle commissioni europee è assolutamente da rivedere, da modificare, perché non governa proprio, non comanda tanto il Parlamento europeo, che assume quasi una figura di mero ratificatore e sviluppa sì alcune direttive, ma che hanno, diciamo, delle indicazioni spesso sociali, etiche, diciamo, per quella che dovrebbe essere l'Europa dei popoli, ma diciamo la ciccia grossa, le cose importanti si fanno all'interno di queste commissioni, poi certo il lavoro viene ratificato anche dal Parlamento europeo, però sono commissioni, diciamo, chiuse, poco visibili, in cui si fanno le cose importanti che incidono veramente sul popolo europeo e quindi anche sul popolo italiano, e che rappresentano un potere poco, poco trasparente, su cui sappiamo veramente troppo poco. Questo, da questo frangente, nel momento in cui avremo una rappresentanza europea, noi del Movimento, ma anche gli indignati spagnoli, i pirati della Germania e della Svezia, si potrà incominciare, diciamo, anche a svelare e a rendere, diciamo, pubblico, comunque meglio accessibile ai cittadini, quello che realmente accade in Europa, perché altrimenti viviamo, diciamo, in una nuve, in una nebulosa, ce lo dice l'Europa, ma non sappiamo effettivamente cosa succede, esattamente come non si sapeva cosa succedeva all'interno del Parlamento, si sapeva molto poco prima che ci fosse il Movimento 5 Stelle. Ecco, torniamo un attimo per lei di Renzi, perché abbiamo degli amici. Tra le fonti di copertura che oggi Renzi ha citato, c'è anche quella di ricorrere al differenziale rapporto deficit-PIL stimato, previsto per la fine del 2014 al 2,6, e Renzi in poche parole dice: noi utilizziamo la differenza tra il 2,6 e il 3, pari a circa 6-7 miliardi, ed ecco che abbiamo già trovato un po' di copertura. Come la vedi questa? Io prima di tutto la vedo che 6-7 miliardi non sono i diciamo 50-60 miliardi che ha sbandierato oggi, oggi Renzi, tra la copertura dei debiti della pubblica amministrazione, la riduzione dell'IRAP, l'abbassamento dell'IRPEF di 10 miliardi, la scuola, il dissesto idrogeologico, eccetera. Che sono 6-7 miliardi ci fai poco. In più c'è da dire che la stima del rapporto deficit-PIL al 2,6 è una stima che negli ultimi 5-6 anni si è sempre rivelata falsa, una fuffa, nel senso che fino a due mesi fa, un mese fa, la stima del rapporto deficit-PIL era il 2,9. Da quando è arrivato Renzi, in, diciamo, un mese e mezzo, due mesi, si è abbassato di 0,3 punti percentuali, equivalente di 6-7 miliardi. Ecco. Allora, un artificio contabile, via. Un artificio contabile, certo. Effettivamente c'è da dire che mentre Letta e Saccomanni erano, da questo punto di vista, diciamo, leggermente più onesti, anche se i dati non è che li dicevano, erano tanto trasparenti, noi sapevamo benissimo, anzi in tutta la commissione bilancio, anche, quindi anche gli appartenenti di altri partiti, sapevamo benissimo che il rapporto deficit-PIL a dicembre 2013, quindi a chiusura di anno, era del 3,1, quasi 3,2%, quando la stima lo dava al 2,9, quindi eravamo già fuori, ma diciamo gli artifici contabili anche dell'Istat erano, diciamo, stati leggermente più ottimisti, ma la stima del 2,6 è palesemente falsa. Non è possibile sapere se il rapporto deficit-PIL a fine 2014 sarà del 2006, perché lui si basa su quei conti prevedendo che tutte le sue riforme determinino uno sviluppo del paese, che un aumento, diciamo, di produzione del paese, che lo fa arrivare al 2,6. Un conto fatto a monte delle riforme che non si sa se arriveranno,
di riforme che non si sa se funzioneranno, ma soprattutto non si sa neanche se quelle riforme si potranno fare, perché magari le puoi fare sulla carta, ma se non ci sono i soldi sono solo sulla carta. Quindi, no, io vorrei, scusami, ti interrompo. Prego, prego. Vorrei che si prendesse molto meno sul serio questa questione dei numeri. Noi viviamo da 20 anni in cui tutti i politici ogni tanto, tra una trasmissione e l'altra, tirano fuori i numeri, l'1%, il 2%, 10.000 posti, 500.000 euro, però non le circostanziano, cioè non giustificano, danno dei numeri, perché dando dei numeri danno la parvenza di essere dalla parte del giusto e di aver fatto i loro compiti a casa, di sapere di che cosa stanno parlando, ma sono soltanto numeri che i cittadini rimangono tali. Ma il cittadino comunque non sa su che cosa si fonda quel numero, quindi gradirei da parte dei, perlomeno dei cittadini che ci seguono, che ci ascoltano, di non fare troppa valenza su quei numeri, perché dietro quei numeri ci sono dei calcoli, ci sono delle storie, ci sono degli artifici, delle menzogne, ma anche dei lavori della ragioneria dello Stato che non sono difficili, ma che vanno assolutamente spiegati ai cittadini. Ci vuole tempo per spiegarli, ci vuole, diciamo, anche la dedizione del cittadino di volerli capire, e una volta che il cittadino capisce come funziona il sistema si rende conto che è un castello che gli si smonta nelle mani. Il DEF, il documento di economia e finanza che ha sbandierato anche oggi Renzi, è soltanto una programmazione contabile che non vale assolutamente. E dietro il quale addirittura si è nascosto per giustificare il rinvio della diminuzione delle tasse come aveva promesso, lui, correggimi se sbaglio, ha detto io avrei voluto farlo, però mi è venuto in mente che c'è questo documento da approvare e ha scritto mi pareva poco carino, mi pareva scortese prendere delle decisioni già adesso prima che esso venisse approvato. Allora, il documento di economia e finanza è un documento che viene fatto tutti gli anni e che dà, diciamo, la programmazione finanziaria, è come dire, fatto un bilancio preventivo, certo, dello Stato, c'è una programmazione, in questo anno ho tutte queste riforme in atto, tutte queste riforme da fare, prevedo queste entrate da parte delle tasse dei cittadini, questi investimenti finanziari, e prevedo che andrà a finire in questo modo, e quindi il rapporto deficit-PIL sarà del 2,6 secondo loro. Il documento di economia e finanza viene, diciamo, revisionato, rivisto almeno una volta ogni anno, almeno una volta, perché quando si arriva a luglio, agosto, si rende conto dei conti, che i conti che hai fatto a dicembre dell'anno precedente non sono proprio uguali, è cambiato, sono cambiate diverse cose, e quando si fa il documento, la revisione del DEF, diciamo, l'anno scorso si è fatto a ottobre, settembre, cambiano tutte, molte cose, ci si rende conto che quando nella legge di stabilità del 2013 si sono stanziati 50.000 euro per un dato capitolo di bilancio, arrivi all'ottobre dell'anno scorso che quei 50.000 euro si sono trasformati magicamente in 3-4 milioni di euro. Funziona proprio così. Se loro in legge di stabilità stanziano poco, poi si arriva a metà anno, i dirigenti di un dipartimento hanno rifatto tutti i mobili, hanno fatto le missioni. Andrea, scusa se ti interrompo, ma mi stai dicendo abbiamo sei minuti, perché ci sono in collegamento anche gli amici di Movi Radio, per cui eventualmente ritorniamo una prossima volta su questo argomento. Però adesso ti volevo fare proprio tre domande, botte e risposta. A una penso che tu abbia già risposto. L'amica del gruppo Caronte 5 Stelle, Mia Patanè, da Cireale in Sicilia, voleva chiederti se Renzi può mantenere tutto quello che ha promesso, come dove prenderà tutti i miliardi di euro. Mi sembra che tu bene o male abbia già risposto, no? Che è un po' un libro di sogni, giusto? Non ci sono quei soldi, lui non c'ha niente nelle mani, lui fa, ecco, delle promesse perché hanno una valenza elettorale, hanno una valenza mediatica, ma lui in mano attualmente non ha assolutamente niente. Anche lo stesso Cottarelli oggi, ad oggi, gli garantisce 3 miliardi di euro. Cottarelli, che ricordiamolo, è il commissario per la spending review nominato dal governo Letta,
Prego. Cottarelli, è lui che lui ha detto che per quest'anno lui riesce a, con i tagli della spesa pubblica, a recuperare 3 miliardi. Se ci vogliamo mettere che Renzi riesce a trovare anche quei 6-7 miliardi di euro, perché il rapporto deficit-PIL passa dal 3 al 2,6, ecco, avrà raccolto 10 miliardi, ma gliene mancano ancora una 40-50. Sì, anche perché la cosa singolare è che Renzi stamattina al Sole 24 Ore ha dato per certi 7 raccolti dalla Spending Review, e proprio oggi in audizione al Senato Cottarelli ha detto più di 3 per il 2014 non riusciamo a beccarli. Esatto. Quindi già questo dà un po' l'idea. Poi c'è un altro amico sempre dalla Sicilia, la splendida Sicilia, che stasera è molto attiva, Roberto Bucceri, o Bucceri, mi scuso col cognome, da Palermo, il quale entra un pochino nel concreto. E lui cosa proporrebbe? L'abolizione minimale dell'INPS per dare un'opportunità di lavoro ai giovani imprenditori e togliere un tributo assurdo perché basato su un reddito presunto. L'abolizione minimale INPS per incentivare chi lavora in nero, come gli ambulanti, a mettersi in regola e pagare tasse eque basate sul reddito reale. Cosa ne pensi? E poi un'ultima domanda. Guardi, la revisione del sistema pensionistico italiano è evidente che deve essere fatta. Ma nel momento in cui tu gliela fai fare a queste persone qui, che neanche hanno lavorato mai per un giorno, e che la pensione comunque se l'ha garantita, perché una volta che sei nel giro politico la pensione ti arriva anche se non fai mai nulla nella tua vita, è impossibile pensare che questi possano arrivare a una soluzione effettiva. La questione proposta dall'ascoltatore può essere un'alternativa valida. Però da questo punto di vista io dico che la bacchetta magica sulle pensioni non ce l'ha nessuno, anche i paesi europei che sono, diciamo, gli anglosassoni, che sono in una situazione eccellente. O gli scandinavi, anche il welfare scandinavo. Sono attualmente molto in difficoltà con le pensioni, sì, nonostante abbiano dei sistemi pensionistici all'avanguardia e ben organizzati, perché siamo in un periodo di transizione in cui la popolazione invecchia molto di più di quanto invecchiava 20-30 anni fa, i giovani entrano nel mondo del lavoro molto più tardi rispetto a quanto entravano nel mondo del lavoro 10-20-30 anni fa, e quindi è un sistema che va completamente rivisto. Aumentare l'età pensionabile sono escamotage esclusivamente contabili che non hanno niente a che vedere con la vita effettiva dei lavoratori italiani. Certo. E quella potrebbe essere un'alternativa, una soluzione per incamerare un po' più di soldi e coprire un po' il lavoro nero. Però il discorso è molto complesso e va analizzato molto bene, e soprattutto vanno messe le mani nell'INPS, perché i conti dell'INPS se li ha il Ministero del Tesoro, e se tu non sei al governo non riesci mai a capire effettivamente quali sono i dati reali, non ci vogliono neanche dare i dati di quanto sono gli esodati in Italia. Ecco, Andrea, ultima domanda flash, torniamo un attimo su De Benedetti. Cronaca di ieri, il sequestro della centrale di Vado Ligure. Un sequestro che vede in qualche modo implicata la proprietà, tra i quali De Benedetti. Ecco, cosa pensi di questi conflitti di interesse tra editoria, questi grossi di poteri, interessi? Ecco, cosa ne pensi e qual è in breve la soluzione che proponi per evitare? Prima che chiamavate voi ero proprio a cena con un nostro collaboratore di Savona, ecco, che ha fatto tutta la battaglia proprio per chiudere la centrale a carbone di Vado Ligure, che mi ha spiegato bene tutta la storia. Lì, sulla questione della centrale di Vado Ligure, c'è una porcheria in mondo in cui ministeri, enti locali e De Benedetti si sono immischiati in una faccenda veramente immonda, e prima o poi partiranno le manette. De Benedetti è uno dei fautori di questo governo, è uno di quelli che ha spinto e ci ha messo lo zampino per creare questo governo. La soluzione è una sola: questo governo bisogna che se ne va, e al posto di questo governo, ecco, quindi chiudiamo dicendo: Renzi faccia una cosa giusta, dica al suo sponsor De Benedetti di risolvere la grana Vado Ligure per gli amici liguri.
Ringraziamo Andrea Cecconi per la disponibilità, ringraziamo gli amici di Movi Radio che ci hanno ascoltati finora, ringraziamo Caronte a cui Luigi. Do l'ultima parola per l'ultimo saluto, grazie, non della vita ma di questa sera, e noi ci risentiamo grazie presto. Andrea.